Eccoci qua! Attenzione! Eccoci qua! Come promesso, dopo la puntata del lunedì, che è stata gonfia anch'essa di Sì. novità per cominciare al più meglio la settimana, siamo di nuovo qui, cric croc, e E poi c'è la crack. busta delle patatine, con la ritardo, detto ritornello ormai, perché lui fa i ritornelli, Ritornellaro. sui terrazzi con i panni stesi, Sì, e i gabbiani. ricordiamolo, e dopo io lo inviterei un attimo live qua a farci vedere tutte le mosse che fa con le mani. Sì, quelle Perché magiche io tipo. veramente nulle saprei rifà. Che è questo? Quelle sono le mosse, sì, cioè se non capisci. No, no, devi scavalcare, venire qua dietro e farmi tutto quanto Meglio quello che fai lavoro! così. Ha sentito che ho Ha detto che lui detto? lavora. Va bene. Vabbè, vabbè. Vabbè, abbiamo passato il nostro Sta solito qua minuto tutte le mattine di perché è niente. un nulla facente, gli dabbiamo l'elemosina e come diamo i pezzetti di pane ai gabbiani e Pure il tuo lui. italiano è un po' elemosinante, Sì, l'ho preso 3-4 pagine a caso eh? dello Del disegno. Zanichelli e ho imparato solo quello, quindi Beh, fatto c'è bene. null'altro da dire e null'altro da fare. Va bene, Vabbè, cominciare a far vabbè. vedere qualche cosa perché le cose sono Sì. tante, ma vedi, i termini sono proprio pochi, quindi Sì, cosa, cose, sei cosa, sette cose, parole in cose, tutto. cosa, cose, cose. Però ho imparato universo alfa, generazione futuro, eccolo qua. È la prima cosa che faccio vedere io, va bene? E in tema di futuro poi abbiamo anche un'altra chicca della Bonelli, una bellissima variant solo per noi Ah, ok, fumetterie, meno male. perché la Bonelli appunto ha cominciato Sei a ricordata. premiare noi librerie Era specializzate. anche ora, Quindi 132 pagine a colori, il prezzo 6 paura. Io euretti, Sergio invece Bonelli, faccio editore. vedere un Manga Planet, appunto Mao Yu, il numero 9 a 4,50 euro. Continua questa saga fantasy, devo dire molto molto bella. Il tuo tono di voce Esprime l'allegria mi ricorda un po' l'estate, proprio quando come la finisce. spensieratezza che sprigiona Lupo Alberto su questa tavola da surf per l'integrale volume numero 7. Il prezzo è quello corretto, Sì. stavolta non ci sono precette, 28 euretti Meno male. e l'anno è il 91. 1991. Voilà. Prego. Io un altro grande classico propongo Lupin, il numero 2, la ristampa per Planet Manga. Anche questa, insomma, che dobbiamo dire? Lupin. Lupin the Chi Third. non l'ha mai letto, chi non l'ha mai visto, peste lo colga in maniera possente e Esatto. devastante. Volume bellissimo, pregiatissimo. Eccolo qui, la spada selvaggia di Conan. In questo caso abbiamo Si legge solo l'annata Conan, prova a farlo un po' più. 1900, eccolo qua, 1983, parte prima, volume a 25 euro. Con i disegni ci dovrebbe essere il nostro buscema. Sì. Infatti, poi c'è Alcalà, eccetera, eccetera, eccetera. Stupendo, Altra stupendo. riproposta Planet Manga, abbiamo Gantz Dai, ho cominciato che la spinge rilettura, dai! forte veramente di Hiroya Oku, Sì, prima io me lo ricordavo farei meglio. vedere anche l'Oku del Sì, volume. anche il logo del volume, eccolo Esatto, perché qui. anche l'Oku vuole la sua parte. Madre di Dio, che ho detto! Per cortesia, Basta, spegnete, sì, spegnete. Comunque, a adesso proposito di basta. cose belle, eccolo qua. Le poche persone ci guardavano, adesso Hanno sono diventate spento. zero. Capitan America, eccolo qua, Marvel Masterworks numero 5, contiene gli albi che vanno dal 125 al 136, prezzo 24 euro. Ma A quello era voi. quello dei Guns N' Roses. Basta, non mi ricordo chi ha già fatto sta battuta e credo non viva più, e tu sarai il prossimo. Va Bene. benissimo, abbiamo la spada e la mente, numero 5, Planet Manga, 4,20 euro. Naruto Gold, eccola qua, la versione extra formato, diciamo, numero 63, la Gold normale e la La Gold Deluxe. Deluxe, e anche questa praticamente è arrivata a 9 numeri dalla sua conclusione naturale. Abbiamo Marmalade Boy Little, del grande successo appunto di Marmalade Ma Boy. Lidl il Abbiamo supermercato o Little? Ok. Little, Pensavo che beh, era era. un'offerta da Lidl. No, vabbè. Va bene, anche questa l'avevo già sentita da qualche parte. Lidl. Estendiamo un velo pietoso di cemento armato. Sono 4,50 euro per il numero 4. Ecco qua il primo numero della mini di 6, dovrebbe essere un ciclo di 3 mini di 6, se Ah, non vado errato, e ok. dovrebbero godere tutte quante appunto di una variant cover dedicata a noi fumetterie. Eccolo qua, cover di De Angelis, i disegni dovrebbero essere all'interno sempre del bravissimo De Angelis, prezzo 3,50,
facciamo vedere qualche cosina così volante, mirabolante, e vi dirò che dopo tanto tempo tornerò a leggere Nathan Never. Oh, notiziona. Applauso per me. Veramente sono colpito. Applauso per me. Mi interessava molto. Lo so perché, ma tu dato una mazza boccata. Exo School Zero, il numero 8 a 6,50 euro. Poi abbiamo Golden Days numero 2 di 2 per la Cosmo Editoriale. Poi abbiamo una nuova serie firmata sempre Planet Manga che si chiama Otaku Teacher. He is a 4 euro teacher. Vabbè. E 50. Sì. Manga tratto da una serie anime questo, quindi insomma vediamo un po' com'è. Adesso lo sfoglierò, gli darò Davide, un occhio nei, e suoi, vi nei dirò. Suoi momenti di perdizione se lo leggerò, va bene? Yes. Ken le origini Deluxe, una cover più sparaflesciante di questa non potevano inventarla. Eccolo qua, il numero 11 che mi sa che chiude, se non leggo male. Va bene, allora mentre tu fai vedere la prossima cosa io do una sfogliatina. Iniziamo insomma. Cosa? Ho ridetto cosa, però? No, vabbè, ma lo sappiamo, insomma, ci termini su 6, è normale che ci sia qualche ripetizione. Continuiamo con la Marvel, nuovo universo. Questa volta abbiamo la potente Thor, edizione questa normale e variant FX. FX va bene, fighissima voilà. Tra le altre cose, molto molto figa. Infatti Ken le origini del mito dell'Axe era l'ultimo, avevi ragione, ma ecco qua che compare prepotente nella sua deliranza, si può dire, Soil, questa volta in un color prugna. Bello, questa nota cromatica? Sì, mi ha colpito profondamente. Abbiamo nuovo universo Marvel, sempre Guardiani della Galassia numero 1 reboot, sempre normal e sempre variant. Eccola qua, molto bella. Barabam, Mandalay, Riccardino, dove vai? Numero 2 di 2, sempre Cosmo Editoriale. Mamma mia, effetti sonori veramente incredibili. Qui abbiamo mazza roccata in diretta. Abbiamo gli Incredibili X-Men, il cartonato che contiene i numeri dal 14 al 18, dovrebbe essere il numero 3, infatti questo è, e voilà. Ma quanto sei bravo. Volevo vedere se Euris. Tante volte c'era il nostro amichetto Vaferino dell'Edera, ma c'è Vafer in questo numero. Orfani Uovo Mondo, Nuovo Mondo numero 8, ma all'interno facciamo una frittata, allora. Facciamo una frittatina, chiamiamo Werther e facciamo la frittatina. E ci sono, non è tutta la storia di segnale Werther, credo un numero limitato di pagine, forse 16, però ci sta. Via. Emozionante, abbiamo il nuovissimo Occhio di Falco, la cover FX, il numero 3, che era già uscita la normal settimana scorsa, e questa settimana è arrivata la splendida variant. La sorte ha voluto che toccasse a me Inuyashiki, numero 4, sempre di Hiroya Oku. Ti è piaciuto? Buttiamoci un Oku anche voi, perché la storia è veramente figa. Ultra curioso. Nuova serie per la Marvel, abbiamo gli Incredibili Inumani con il numero 1, anche questa versione normal e variant. Ecco, Bene, tonalità di celeste. Vi faccio vedere un Marvel Omnibus Secret Wars. In questo caso è solo un volume che tutto poi raccoglie, perché poi c'è la sorpresa finale. Attenzione, abbiamo, possiamo dire, il volume raccoglie Secret Wars 1-12, Thor volume 1-383, un What If e Amazing Spider-Man volume 1 numero 252. Però, per la precisione. Attenzione, abbiamo il numero 142 di Spawn, la resurrezione di Al Simmons o Simmons, Simmons. Meno male, no, qualcuno ogni tanto pronuncia in maniera tutto sua. Edizione speciale da 96 pagine, anche questa uscita con normal e variant. Tocca dire, copertine molto molto fighe questa volta. Poi la Alla Galla invece ci propone All Star, volume molto 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 interessante per tutti quelli che amano il fumetto d'autore, stile ultra classico, molto molto cool. Certo, mette le accoppiate normal variant. No, comunque abbiamo gli Straordinari X-Men che diciamo riprendono la serie degli Incredibili X-Men. E questo è il numero 1 normal. Abbiamo anche qui in questo caso la variant di Golden. Poi ristampa di Gourmet per il grandissimo e bravissimo Jiro Taniguchi, di nuovo Planet Manga, 14,90 euro. Poi Fantastici 4, abbiamo Inumani, l'ascesa di Attilan, e il numero 5, Fantastici 4, numero 380. Poi la Cosmo ritorna con un volumetto a 144 pagine, la seconda parte di Rosa Croce. Vai! Nuovissimi X-Men, il numero 35.
Poi c'è questo volume interessante sempre alla Galla che appunto produce volumi che meritano molta molta più attenzione di quanto in effetti gli si dia. E questo invece è il Tex secondo Letteri, o Letteri, questo non lo so, però giustamente sono ignorante, che devo fare? Volumozzo da il prezzo non c'è, perfetto, no, sono 19,90 euro, no, 19 euro, io non vedo proprio... Proprio occhio di falco sono io, sì, mo ve l'ho rivelato, vi faccio vedere appunto, eccolo qua, tutte le schede e le parti di fumetto di questo bellissimo e interessantissimo volume. Poi. Continuo, abbiamo Spider-Man, la saga del clone, il pianeta dei simbionti, numero 3 dell'edizione che raccoglie la saga famosissima anni 90. Poi abbiamo My Name is Diabolic, eccolo qui, con allegato Pensavo CD. Slim Shady. My Name is... No. Mazza quanto sei forte. Con 10 tracce e 3, 10 inediti, 3 tracce che ripercorrono i brani del grandissimo Ennio Morricone. Ah! Quell'amicone, quell'amico tuo, interpretati da Graziano Romani. Va bene? Il prezzo sono 14,90 euro. Albo più CD. Per la Cosmocolor abbiamo Il Crepuscolo degli Dei, il numero 9, Il Sangue di Odino, a 3,90 euro. Adesso ragazzi, cioè, scusate, ma c'ho un'ernia. Tu fai finiamo. Abbiamo Conan 100%, il numero 3, La Canzone di Belit, a 18 euro. Che raccoglie i volumetti, cioè gli albetti, quelli piccolini sotto i letta. E poi Larry Hume, il numero 5 della saga, raccolta in 10 volumi a 20 fleuri. E poi per finire... facciamo vedere questo Puma Master, eccolo qua, svede ben, trema tutto, è uscito con 12 mesi di ritardo. Beh, però. No, 12 no, ma dall'ordine 11... sono passati 11 mesi, credo, all'incirca, e solo 6 mesi di ritardo, perché era annunciato in uscita per dicembre, il mega cofanettone di Secret Wars, che se ci riusciamo vi facciamo vedere nella sua interezza. Proviamo molto, a girarlo molto, delicatamente. Molto bello, voilà, guardate che belva. Con ben 5 volumi all'interno. Un must have per collezionisti, che sì, è veramente, credo, rappresenti il non plus ultra del collezionismo. Veramente eccezionale. Veramente molto bello, 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 forte, ragazzi. E con questa mega, super, iper, Werther, chicca, perché lo a questo punto lo infiliamo in mezzo anche zio Werther, un ultimo 3,60, eccolo qua. Noi vi salutiamo e ci rimandiamo a giovedì per una puntatina, credo, veloce, perché saremo presi dai preparativi per l'ARF, dove ci troverete dal venerdì 20 alla domenica, al 22, sì, esatto, da venerdì 20 a domenica 22. Ah, se ci vediamo economia lì, e mi raccomando, non chiedete autografi, perché insomma non l'imbarazzo vedremo, è tanto. Vabbè. Mi saluta anche Ritardo con le sue mosse. Eccole, aia. Gana gana, bafana bafana. Arrivederci. Le mani più veloci del West. Mamma mia, salutate. Ciao. Non vedo il coso, se non levi la mano. Grazie, ciao.